Quando muore il pontefice, la Chiesa di Roma affronta uno dei passaggi più drammatici del proprio governo. È la cosiddetta sede vacante, quando dalla morte di un papa fino alla scelta del nuovo successore, il trono di Pietro resta vuoto. Non bisogna dimenticare, infatti, che il pontefice è la massima autorità spirituale del cattolicesimo, ma è anche un capo di Stato, anzi, un monarca assoluto. Ma la sequenza di questo vecchio film ripropone abbastanza fedelmente il rito della votazione. I cardinali ricevono la scheda e sotto le parole «Eligo in summum pontificem» scrivono con grafia anonima il nome del cardinale prescelto. Poi, dopo averla ripiegata, si avvicinano all'altare dei cardinali scrutatori e lasciano scivolare la scheda dalla patena all'urna che le raccoglierà tutte. Ma se la sostanza non muta, sono mutate nel corso dei secoli le forme dell'elezione del vicario di Cristo. La storia delle successioni papali, infatti, è molto più antica del conclave, così come noi oggi lo conosciamo. Narra il Vangelo di Matteo che Gesù, venuto nel territorio di Cesarea di Filippo, così si rivolge a Pietro tra gli apostoli. Tu sei Pietro, e su questa pietra costruirò la mia chiesa. Ti darò le chiavi del regno dei cieli. Ciò che tu legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Così Pietro, forte di questa investitura, si reca a Roma e conduce le sorti della Chiesa per diversi anni. A Roma, secondo quanto scrive Sant'Ireneo nel II secolo, tutte le chiese devono convenire,